Radio Radicale, siamo con il deputato Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia per parlare del decreto milleproroghe. Allora, mi sembra che voi su questo provvedimento avete fatto un'opposizione abbastanza dura che si è caratterizzata nell'ostruzionismo di questa notte. Allora, che valutazioni può fare su questo provvedimento? Condividete anche le critiche del PD che si sono appuntate sui vaccini e sui fondi alle periferie? Il suo giudizio generale qual è? No, le critiche noi le abbiamo impostate sulla base di valutazioni che abbiamo fatto come gruppo di Fratelli d'Italia e abbiamo definito proprio in fase di dichiarazione di voto il milleproroghe, il decreto delle mille bolle blu, perché in effetti molti temi sono stati tralasciati, alcuni sono stati affrontati in un modo, diciamo, piuttosto approssimativo. I dati che riguardano i bandi sulle periferie, sui lavori delle periferie delle città, la questione dei vaccini, ma anche la scuola, addirittura la tematica che riguarda la Bolkestein, il milleproroghe sarebbe stata l'occasione migliore per prorogare una normativa che scade nel 2020 e che sta mettendo in crisi fortemente tutto il settore anche della balneazione, tutte le imprese. Quindi sono quattro punti sui quali noi avevamo fatto emendamenti, ordini del giorno, parte dei quali sono stati accolti a riprova del fatto che noi avevamo delle posizioni serie in merito, che però complessivamente è stata un'altra occasione persa. Il governo ci dice affronteremo tutti questi argomenti in futuro. Non ci pare un buon inizio sostanzialmente. Ecco, si aspettava che venisse posta la fiducia su questo decreto, considerando, diciamo, gli annunci che erano stati fatti all'inizio della legislatura e le critiche che c'erano state nella precedente sul ricorso alla fiducia, anche sul modo in cui è venuta fuori la storia della fiducia al decreto milleproroghe. No, non siamo assolutamente soddisfatti, anche nella Capigruppo l'abbiamo fatto presente, è stata una forzatura. C'erano tutti i tempi per lasciare più margine alle opposizioni di fare i giusti rilievi, si potevano approfondire gli argomenti. La seduta fiume, la messa in fiducia mi pare che siano un po' un segno di debolezza, atteso che poi ora la Camera si trova davanti 2 settimane in cui praticamente non è calendarizzato niente. Quindi, voglio dire, tutte queste corse per chiudere questo provvedimento e incardinarlo poi nuovamente al Senato ci sono sembrate irrispettose anche di un dialogo. È uno dei primi provvedimenti che si vada immediatamente a porre la fiducia, non solo, ma anche a imporre una seduta fiume che di per sé svilisce il dibattito, ci pare sbagliato, ma tecnicamente proprio. Certo, allora voi avete, diciamo, all'inizio della legislatura, nella fase di formazione del governo, volevate far parte di questa coalizione, comunque avevate proposto di dare il vostro contributo. Allora, vedendo i primi provvedimenti dal DDL anticorruzione al decreto dignità, lei oggi può fare un quadro generale, anche al decreto su Genova, può fare un quadro generale di quello che ha visto finora, e volevo sapere che tipo di valutazioni generali dà di questo primo scorcio. Certo, ma si vede già qualcosa, speriamo che si inverta la rotta. Perché? Perché c'è una chiara divisione di compiti fra Lega e 5 Stelle, laddove nel settore della lotta all'immigrazione, in modo particolare, i 5 Stelle stanno aderendo completamente alla filosofia della Lega, che poi è anche la nostra, naturalmente, mentre dal punto di vista dei provvedimenti di carattere economico, ma non solo, e poi lo dirò, è il contrario, cioè la Lega che sta aderendo completamente ai contenuti del Movimento 5 Stelle, lo si è visto nel decreto dignità, quelle sono filosofie che appartengono al Movimento 5 Stelle, non appartengono al centrodestra, e la Lega in questo caso ha tentato di migliorare, non riuscendoci, i vari contenuti del milleproroghe, ma non solo, ma anche sui vaccini. Questa cosa della proroga dell'autocertificazione è veramente assurda, forse la legge Lorenzin poteva essere migliorata, ma fare una proroga dell'autocertificazione sui vaccini non accontenta se non una parte dell'elettorato del 5 Stelle che era Novax, quindi anche in questo caso la Lega purtroppo ha aderito, ha dovuto seguire le indicazioni del 5 Stelle. In materia economica, lo ripeto, noi l'altro giorno abbiamo fatto un'audizione con il commissario Oettinger. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Moscovici proprio di ieri. Sono dimostrazioni comunque di posizioni europee di non rispetto nei confronti dell'Italia. E noi ci auguriamo che la Lega riesca a
a recuperare un attimo di credibilità e di manovra all'interno del governo per poter rendere l'Italia credibile anche in Europa. Capiamo perfettamente però da queste prime mosse perché c'è stato un veto di Di Maio all'ingresso di Giorgia Meloni, Guido Crosetto, insomma di Fratelli d'Italia nel governo, perché certamente con noi all'interno del governo i rapporti di forza non sarebbero stati questi intanto, e contano anche quelli, ma soprattutto a livelli di contenuti noi probabilmente avremmo fatto ben altra opposizione alle imposizioni del 5 Stelle. In materia economica citavo il decreto dignità perché mi riferisco alla modifica delle normative che riguardano il lavoro, il contrasto al lavoro precario, che non si fa così, l'abbiamo detto non solo noi ma tutte le associazioni imprenditoriali di categorie eccetera, hanno reintrodotto i voucher in modo fittizio eccetera eccetera. Gli esempi sono molti, la filosofia è una filosofia declinista che porterà sicuramente anche a realizzare un reddito di cittadinanza rispetto al quale noi siamo assolutamente contrari per motivi che abbiamo più volte esposto. Bene, io la ringrazio per le valutazioni che ha fatto sul decreto mille proroghe e anche sulle altre iniziative del governo. Ringrazio l'onorevole Zucconi di Fratelli d'Italia.